30 milioni per completare il bypass di Spriana, 100 per la galleria sotto il Ruinon, l'impegno preso oggi dalla ministra De Micheli, gli impianti restano chiusi e sulle Olimpiadi milioni per strade e ferrovia. Parlano i commercianti di Sondrio che hanno ricevuto i primi contributi dei 570.000 euro stanziati da Comune e Regione, fondi importanti per coprire le spese. Oggi nuova graduatoria con altri 60 beneficiari. Salta la Coppa del Mondo in Val d'Isère, Santa Caterina è pronta a ospitare due giganti il primo weekend di dicembre. Decisiva l'alleanza tra Fisi, società impianti e Cancro Primo Aiuto, che curerà la bolla anti-Covid. La musica non si ferma, pur senza pubblico in presenza, l'orchestra Antonio Vivaldi suona domenica sera a Palazzo Malacrida di Morbegno, il concerto in onda dalle 21 su Unica Sondrio. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio. I 30 milioni necessari per far ripartire il cantiere del bypass di Spriana, c'è l'impegno della ministra alle infrastrutture e trasporti De Micheli, che oggi ha anche annunciato la nascita di una società pubblica con poteri commissariali per rendere rapidi i tempi di realizzazione delle opere olimpiche. Confermato anche l'impegno per il bypass del Ruinon. I 30 milioni di euro necessari a far ripartire il cantiere del bypass di Spriana, fermo da 12 anni, verranno stanziati. La buona notizia è stata data oggi dalla ministra alle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, che ben conosce la Valmalenco. A Primolo ha trascorso diverse vacanze estive da ragazzina con la sua parrocchia. Noi contiamo di metterla, di inserirla in uno degli interventi che faremo tra la fine dell'anno e gli inizi del 2021, e quindi conterei anche in questo caso, visto che sono 30 milioni, ma che sono 30 milioni che al netto della dimensione del cantiere sono finalizzati alla sicurezza, perché questa è la vera finalizzazione di quell'opera. Confermati 100 milioni per realizzare la galleria stradale in Valfurva in grado di bypassare la frana del Ruinon. Noi abbiamo messo 100 milioni nel fondo infrastruttura per il 2020, è in registrazione, quindi diciamo che nelle prossime settimane queste risorse diventeranno utilizzabili e quindi potremo dare avvio alla fase realizzativa. È del tutto evidente che per le dimensioni e per la gravità di quella situazione abbiamo utilizzato il primo strumento finanziario che avevamo disponibile per poter rispondere a questo bisogno. In chiave Olimpiadi 2026 le infrastrutture della provincia di Sondrio verranno potenziate, 143 milioni destinati alla tangenziale di Tirano, 96 alla 38, 25 per la statale 39 della Prica, 96 milioni per la ferrovia, 25 per l'acquisto di nuovi treni. A breve, insieme al ministro Spadafora, daremo l'annuncio della costituzione della società e quindi si potrà, attraverso lo strumento e i poteri di questa società, attivare le stazioni appaltanti affinché completino tutto questo processo. La società avrà poteri commissariali e questo soprattutto sul fronte autorizzativo ed eventualmente espropriativo garantirà tempi molto più celeri. Sono tutti interventi che miglioreranno l'accessibilità alle nostre valli con un importante ritorno economico e turistico. Quindi diventa importante concentrarsi ora anche sulla sistemazione della statale 36 nel tratto che va da Colico a Chiavenna, procedere anche alla realizzazione di un raddoppio di linea in alcuni tratti della rete ferroviaria Lecco Tirano. Forte anche l'attesa per conoscere gli ultimi orientamenti del governo in materia di possibile apertura degli impianti di sci. Ebbene, non ci sono le condizioni per far partire la stagione degli sport invernali prima di Natale, così la conferma oggi anche della ministra Paola De Micheli. Per gli operatori del settore, rassicura, verranno create misure speciali di sostegno. Gli impianti di risalita non ripartiranno prima di Natale. Questa è la posizione assunta oggi dalla ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli durante la conferenza stampa in videoconferenza tenuta su invito della Federazione Provinciale del PD, tema le Olimpiadi 2026. Io penso che prima di Natale non ci siano le condizioni, diciamo che di solito la stagione comincia all'inizio di dicembre, non ci sono né le condizioni sanitarie né le condizioni organizzative, non tanto perché le attuali linee guida con le quali avevamo riaperto gli impianti di risalita durante l'estate non siano buone linee guida, sono ottime linee guida, so che le associazioni stanno anche facendo delle proposte ulteriormente integrative, ma il problema non è l'atto in sé di salire sulla funivia o di scendere da una splendida pista da sci.
Il problema è che attorno a questa attività si determina una serie di altre attività che ovviamente rischiano di essere pericolose in un momento dove certamente la curva è calante, ma non è ancora, diciamo così, non ci dà ancora le condizioni sanitarie di sicurezza per attivare una vita relazionale tipica di chi decide di fare come io avrei voluto fare, ma non potrò fare, una vacanza sulla neve. Credo che almeno fino a gennaio inoltrato non avremo le condizioni sanitarie. Anche per gli impiantisti si prevedono misure di sostegno ad hoc. Nel frattempo il governo tratterà queste imprese come ha trattato tutte le imprese che hanno, per questioni legate al Covid, dovuto chiudere, per questioni legate a regole nazionali che hanno dovuto chiudere, perché ovviamente se non ci sarà la possibilità di riaprire la stagione sciistica, così come là dove abbiamo chiuso i ristoranti, piuttosto che altre attività sono intervenute le storie del governo, sarà così anche in questo caso. Coronavirus, altri 8 decessi in provincia di Sondrio negli ultimi 2 giorni. Il totale delle vittime della pandemia dall'inizio della seconda ondata a settembre sale a 92, di cui 74 nel solo mese di novembre. Da mercoledì a stamani, informa ASST Valtellina e Alto Lario, sono state ricoverate 37 persone, di cui 5 già dimesse. I degenti nelle strutture ospedaliere che accolgono malati Covid sono 189 contro i 198 di mercoledì. L'escalation dei ricoveri dunque sembra essersi arrestata, anche se è prematuro tracciare una tendenza. Tra gli ultimi 8 morti, 3 donne e 5 uomini, 3 erano nati negli anni 30, 3 negli anni 40, 2 negli anni 60. I reparti Covid, dal punto di vista degli spazi, precisa l'azienda, sono in grado di fornire una risposta puntuale all'emergenza sanitaria, accogliendo tutti i malati che necessitano di cure specifiche. Rimane però il problema dell'organico e della copertura dei turni. Per infortunio o malattia risultano infatti assenti 134 dipendenti fra il personale sanitario, 63 a Sondalo, 43 a Sondrio, 18 a Chiavenna e 10 a Morbegno. La cronaca dovrebbe ammontare ad alcune migliaia di euro il bottino del colpo al bancomat avvenuto la scorsa notte a Delebio. Verosimilmente i componenti di una banda specializzata in questo tipo di colpi e proveniente da fuori provincia, attorno alle 2 con del materiale esplodente, ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat del Credito Valtellinese, arraffando più contanti possibili ed allontanandosi di tutta fretta col bottino. Immediatamente è scattato l'allarme, che ha visto intervenire sia il personale di vigilanza che i carabinieri della compagnia di Chiavenna impegnati nelle indagini. La svolta per risalire all'identità degli autori potrebbe arrivare dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, ora sotto la lente degli inquirenti. E ora parliamo delle piccole imprese messe in difficoltà dall'emergenza Covid, stanziata dal Comune di Sondrio la seconda tranche di contributi. Simone, lei è uno dei commercianti di Sondrio che ha ricevuto dal Comune i contributi a sostegno delle attività produttive. Innanzitutto, come ha accolto l'arrivo di questi soldi? Beh, ovviamente in un periodo così di grossa difficoltà economica per tutti noi lavoratori è sempre benvenuto. Qualsiasi cosa arriva, poco tanto che sia, è la manna in un periodo così, con tutte le difficoltà del caso, economiche, andranno a coprire le falle create dai periodi di crisi economica. Una forma importante di sostegno che comunque si aiuta a limitare i danni economici, parzialmente a limitare i danni economici di questa pandemia. In questo momento di difficoltà apprezziamo questa forma di sostegno. Sono 2 dei 55 operatori commerciali di Sondrio che hanno ottenuto i 200.000 euro di contributi del bando distretto del commercio per la ricostruzione economica urbana, liquidati dal comune capoluogo per sostenere le micro, piccole e medie imprese del commercio, ambulanti inclusi, della ristorazione, dell'artigianato e del terziario, messe in ginocchio dalle restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Come Comune di Sondrio abbiamo deciso di erogare dei fondi a favore delle attività produttive, per cui abbiamo avuto la possibilità di attingere dai fondi comunali 400.000 euro che, sommati con l'importo di 170.000 euro messo a disposizione da Regione Lombardia sul bando dei distretti del commercio, ci consentirà a breve di erogare queste somme alle attività produttive. I primi
primi 55 operatori hanno già ricevuto in questi giorni i primi mandati di pagamento. Oggi uscirà la seconda graduatoria e poi la terza graduatoria, per cui ci saranno altri 60 operatori che riceveranno il contributo da parte del Comune di Sondrio, e dopodiché ci saranno ulteriori domande che devono essere istruite. Si tratta di importi, direi, comunque significativi, su una media di 4.000 euro di bonifici che vengono ricevuti a fondo perduto. Speriamo che facciano comodo ai nostri operatori, che sono già veramente colpiti duramente dall'epidemia. Il legame tra scuola e aziende non deve spezzarsi, l'alternanza scuola-lavoro deve continuare, questo l'appello del provveditore. L'emergenza Covid mette a rischio l'alternanza scuola-lavoro, eppure anche in questi tempi difficili non deve interrompersi un cammino virtuoso in corso da anni. La scuola ha più che mai bisogno delle aziende. Parte da qui l'appello, una vera lettera aperta che il dirigente scolastico provinciale Fabio Molinari lancia al mondo delle imprese, dove i ragazzi delle superiori possano trovare l'opportunità di integrare le conoscenze acquisite in classe. Chiedo davvero a tutti voi, amici imprenditori, che state attraversando una fase difficile, complessa, che mette in discussione molto del vostro lavoro e che crea difficoltà di non poco conto. Vi chiedo però di rimanere vicini alla scuola, di continuare quel positivo rapporto che siete stati in grado di instaurare con i nostri istituti e che rendono grande la qualità della offerta formativa delle scuole della provincia, proprio perché in questa offerta formativa ci sono le scuole, ma ci sono anche le aziende. Quindi davvero vi chiedo di proseguire in questo impegno, di aiutare le scuole, e vi auguro davvero che possa giungere il momento in cui anche le vostre attività riprendano nel modo migliore possibile, perché abbiamo bisogno anche di una ripresa economica forte per garantire una vita serena per tutti. Credo di poter dire senza timore di smentita, scrive Molinari, che questi percorsi condivisi hanno arricchito notevolmente la scuola e in qualche modo hanno fatto bene anche al mondo del lavoro. Poi è arrivato il Covid e questa alleanza si è forzatamente indebolita, sia per la sospensione delle attività didattiche, sia per la crisi che ha investito numerose aziende. Ora la scuola vi chiede di tornare a essere amici come lo siamo stati fino a pochi mesi fa, di riprendere il cammino. Per questo, pur con tutte le misure di sicurezza, spero che le porte delle vostre imprese possano riaprirsi ai nostri ragazzi. Poi un desiderio personale, poter visitare ancora le aziende del territorio, incontrare gli imprenditori e dire loro grazie. Ancora una volta la Valtellina dà prova di grande capacità organizzativa, e così Santa Caterina Valfurva si prepara ad ospitare due gare di Coppa del Mondo di sci, fondamentale l'alleanza tra Fisi Cancro Primo Aiuto e la società di impianti. La Coppa del Mondo di sci alpino sbarca in Valtellina con un doppio appuntamento. Il 5 e 6 dicembre Santa Caterina Valfurva ospiterà due slalom giganti maschili in sostituzione delle prove annullate in Val d'Isère per mancanza di neve. Anche stavolta la Federazione Italiana Sport Invernali sarà affiancata da Cancro Primo Aiuto, con la direzione di gara affidata a Omar Galli e la cura del protocollo anti-Covid. Abbiamo studiato un protocollo poi validato nella fattispecie dalla dottoressa Ceconami. I nostri medici verranno qui, per cui la bolla Covid è totalmente di nostra gestione, con anche tamponi e quant'altro. Collaborerà a questa attività anche la Croce Rossa di Sondrio, che ci manderà anche delle persone che si occuperanno di questo, per cui è stata una problematica in più, già in presenza di problematiche legate al meteo, alle gare e a tutta la sua organizzazione. Fin dall'inizio, con i recuperi del 5 e 6 dicembre che ci sono a Santa Caterina, siamo stati subito primi attori, partner della Fisi per la parte tecnica e soprattutto anche a Bormio con la discesa libera, che da più anni è consolidata come evento clou per tutta la regione Lombardia. Però essere stati capaci in poco tempo di mettere in piedi un recupero a Santa Caterina, assicuro che ciò che gli altri fanno in 7 mesi è stato fatto in 5-6 giorni. Importante lo sforzo per la preparazione della pista da parte della società Santa Caterina Impianti. Avere in questo momento le gare della Coppa del Mondo per noi dà un lustro non indifferente. È chiaro che la macchina della oltre CPA, che era già qui a preparare le gare che avevamo in calendario e attivarci immediatamente, da parte della società Impianti, che ha fatto uno sforzo enorme per produrre tutta la neve necessaria, perché come ben sapete non c'è neve da nessuna parte,
Basti pensare che noi facciamo le gare, recuperiamo le gare che erano assegnate a Val d'Isère, è stato una soddisfazione non indifferente. Direttore di pista di Coppa del Mondo sarà l'ex Valangazzurra Tino Pietrogiovanna al lavoro per preparare il tracciato. Uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente che non lasci indietro nessuno, questo il tema sviluppato nel corso della giornata sondriese all'interno del programma del 10° Festival della Dottrina Sociale, al quale è dedicato lo speciale, in onda domani su Unica Sondrio alle 18.45 e lunedì alle 19.55. La montagna può essere un modello di sviluppo diverso, innovativo, di qualità, attento alle persone? La risposta è sì, come è stato spiegato durante l'importante convegno moderato da Davide Fumagalli, segretario generale della CISL di Sondrio, città che con altre 28 è protagonista del 10° Festival della Dottrina Sociale. Guardiamo avanti come? Analizzando in questo momento alla Sala degli Artigiani la prospettiva di sviluppo, di crescita, sussidiaria e coesa di un territorio montano come il nostro. Importante anche il lavoro corale, quindi si progetta il futuro tutti assieme. Un aspetto fondamentale è il metodo delle alleanze. La nostra idea è quella di fare squadra, come si suol dire, di fare rete, ma qualcosa di più. Dobbiamo pensare a un sistema che dall'origine nel metodo sia inclusivo, non si esclude nessuno, si condivide un percorso di crescita che tenga conto delle istanze e di bisogni di tutto per evitare di escludere qualcuno dopo. L'innovazione green per un territorio montano è il tema affrontato da Raul Caruso, economista dell'Università Cattolica di Milano. Danilo Ronconi, coordinatore del tavolo di Camaldoli della provincia di Sondrio, si è soffermato sulla carta dei valori montana. Don Adriano Vincenzi, che l'anno scorso alla fine del festival ha avuto questa idea di lanciarlo nelle città italiane. Sondrio, unica città della regione Lombardia, candidata, ammessa a partecipare a questa fase, la fase in cui la condivisione è su tutto il territorio, contestualmente tanti eventi da oggi fino a domenica, conclusione della settimana del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Ripartire dopo una tragedia sarà così dopo la pandemia, è stato così per le popolazioni di Campania e Basilicata colpite dal sisma nel 1980, era il 23 novembre. Potenza e Sondrio sono due delle 29 città che hanno aderito a questa iniziativa e ho seguito volentieri anche il collegamento con Potenza, in particolare con Bucaletto, che è un quartiere popolare della periferia est, progettato e realizzato all'indomani del terremoto per risolvere i problemi delle famiglie sfollate. La Laudato Si è stata analizzata da Don Andrea Del Giorgio del Servizio alla Pastorale Sociale del Lavoro e Custode del Creato della Diocesi di Como. Un nuovo rapporto con l'ambiente passa anche dall'urbanistica. È chiaro che si vive male in un posto costruito male. E al contrario, in una città studiata per viverci bene, cambia tutto. E ora parliamo di un prestigioso evento culturale in programma domenica sera a Palazzo Malacrida di Morbegno, il concerto dell'orchestra Antonio Vivaldi che potrete seguire dalle ore 21 su Unica Sondrio. Quest'estate a segnare la voglia di rinascita dopo il lungo lockdown il concerto all'ospedale Morelli di Sondalo. Ora che teatri e sale sono ancora chiusi e le stagioni sospese, l'orchestra Antonio Vivaldi lancia un nuovo segnale della forte volontà di non fermarsi con un concerto che si terrà domenica a Palazzo Malacrida di Morbegno. Senza pubblico, come impongono le restrizioni, ma l'evento potrà essere seguito dalle 21 su Unica Sondrio, sul nostro canale YouTube e sui canali social dell'orchestra e degli amici della musica di Sondalo. Sono molto orgoglioso della collaborazione tra Unica TV e l'orchestra Antonio Vivaldi. È un esperimento, non abbiamo mai suonato in live streaming senza un pubblico in presenza, ma le contingenze di questo periodo ce lo impongono. Abbiamo scelto di non smettere di fare musica perché crediamo che soprattutto in questi momenti ci voglia del respiro artistico per tutti. Quindi questo concerto è dedicato ai nostri abbonati, ai nostri sostenitori, al pubblico giovane, al pubblico meno giovane, a tutti. Un modo per continuare a esserci, dice l'orchestra, e continuare a suscitare in voi emozioni non interrompendo un rapporto che attendiamo solo di poter riprendere pienamente dal vivo. Inizieremo il nostro concerto con la prima sinfonia di Mozart. È una sinfonia che il genio di Salisburgo ha scritto da soli 8 anni. Ed è con questa volontà di stupirvi, ma anche con la volontà un po' di tornare bambini, che vi proponiamo questo concerto. Perché tornare bambini? Perché dobbiamo emozionarci.
dobbiamo continuare ad emozionarci e pretendere l'emozione. È quello che noi cercheremo di fare domenica sera. Non ci sarà solo Mozart, ci sarà anche Mendelssohn, Schubert, Haydn. È un grande concerto classico in una cornice meravigliosa che è quella di Palazzo Malacrida di Morbegno. Quindi non mi resta che augurarvi a tutti un buon ascolto questa domenica sera. Vi aspetto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona serata.